Hi, we're here with Amsterdam Fashion TV at the event of Cristina Egger, and next to me is Cristina Egger. Welcome, Cristina. Hi, nice to meet you, and thank you for coming and for being my media partner. It's lovely to be here. My compliments for the event. It looks amazing. A lot of people, and I see a lot of nice brands. Yes, I chose this location because it was a hidden location in Florence. And usually the people from Pitti, they didn't choose this location for many years. I discovered it, let it say. And I'm very happy that it's a successful event. Yeah, I can imagine. What do you think of Pitti Immagine? Pitti Immagine is a very important fair since 85 years, and this is the first platform in Europe who is showing new brands immediately after the Christmas break. So this is the most important appointment after in the new year. How do you see yourself in 5 years? I don't know. Yes, you know. Maybe somewhere in a masseria in the south of Italy playing cards and grandchildren, who knows? And for business? Well, I hope to continue with this business in helping new talents to come, because this event is only for new brands, new names. And I hope that I can work with them for many years. Yeah. My compliments, Cristina. You did a great job, and keep up the good spirit. Thank you. Thank you. Hi, we're here for Amsterdam Fashion TV at the event of Cristina Egger with Alessandro, her son. Hi. Hi, Alessandro. So what do you think of the event of your mother? Because she created this event. I think this is a perfect place for people that works in fashion to talk and enjoy the beautiful collections that are here, that my mother brought here. I think it's a great opportunity to make public relation and talk about fashion here in Firenze during Pitti, which is one of the greatest Italian fairs. So I think it just fits perfect. Music, nice drinks, nice collection, people from fashion. What do we want more? Well, you're right. That's the most important thing. What do you think of Pitti? Because I heard you're working as well in Pitti. I think Pitti is one of course, the greatest Italian fairs. And it allows a lot of designers and new upcoming designers to show up and be part of the fashion world. We have a lot of buyers here coming from all around the world. So I think it's a great opportunity for everybody to get in the market and show their products. Of course, I think so as well. And I think it's very original because they are there from a long time. And you are modeling as well. So modeling and acting. So you do a lot. I do a lot. I do what I can, you know. And basically, I'm happy to be here. Yeah, of course, on this event of your mother's being here in this nice hotel, Hotel Astoria, Palazzo Gaddi. It's amazing. Thank you so much, Alessandro. You're welcome. Thank you. Bye-bye, Fashion TV. We're here with Amsterdam Fashion TV at the event of Cristina Egger, and I'm standing here with our very special guest, Brigida. Yes. Hello. Hi, Brigida. How are you? Fine, thank you. And tell me something about your brand. We are a winery in the heart of Chianti. The place is a small village in Radda in Chianti. And we produce mainly Chianti Classico and red wines in general. Why did you choose for this nice environment? Well, this is a very interesting question, because my world is very far from the glamorous world of fashion. But I think maybe we can rely the quality, the high quality of Italian fashion to Italian wine. So that's why I wanted to sponsor this event. But I think also fashion people love wine, so I think it's a good combination. I hope so. And are you only in Italy, or are there other countries where you are based as well? Well, we export mainly in the European Community, United States, and the Asiatic market, Japan, and we're opening now the market in China. Yeah. Thank you so much. Thank you very much indeed. Enjoy the wine. Thank you.
Hi, we're here with Amsterdam Fashion TV at Pitti Uomo 2014 with our special guest, Monique Brillenslijper, Head of Communications and Marketing of Coins. Hello, Graciela. Hello, Monique. How are you? I'm fine. What do you think of the environment here of Pitti? It's fantastic to be here in such a beautiful environment. The hotel is beautiful, the ancient things here, and of course we are very proud to present our collection here and to start our campaign of 2014 here in Firenze. Did you see already something about the Pitti? Not yet. We've been building up our stand here and we just arrived. But tomorrow we are visiting the BTS. Okay. And you're presenting here the new collections of coins 2014. Yes. We want to make a good start here in 2014. We've become an international brand now and we just launched our collection. So we're very proud to be here. Yes. Can you tell me something about the coin necklace? Our coins necklaces are, of course, interchangeable, so that means you can create your own jewelry with a pendant, a coin and a necklace. And in the new collection 2014, the spring collection, there's a lot of color, the softness, the nude color, and also a lot of other materials like semi-precious stones, gemstones. So that's the thing that that I like most of this this collection. And I heard you're going to do also a new shoot in Amsterdam. Yes, we are already working on new shoots, the new photo shoot for the autumn winter collection. Because the last one was in Rome, wasn't it? The last collection, this collection that we have shooted in Rome, yes. Also beautiful city, very charming. And of course, you've got all the nice ingredients to make a wonderful shoot. Okay, thank you very much, Monique. Thank you. Hi, we're here with Amsterdam Fashion TV for Pitti Uomo 2014 and our special guest is... Ilaria Ricci, for the brand Cordinierita by Ilaria Ricci. Our brand is for bags, for women bags, and our bags are totally handmade in fabrics and yarns of high quality. And why you are here in Pitti? Can you tell me something about that? We are here for presents our collection, the first collection of handmade bags for a woman in a search of exclusivity and elegance. So they are very exclusive, the bags? Yes, our idea is for luxury handmade because the Italian talent is famous in the whole world and we want to show our talent in all the world. Oh, that's very nice to hear. And are you going to do something also abroad or are you just staying in Italy? This is the first time for us. But in the future we wanted to go abroad and in Italy too, yes. Hi, we're here with Amsterdam Fashion TV for Pitti Uomo 2014 and I'm standing here with a nice bag brand, Janissima. Hi Janissa, can you tell me something about the brands? Do you know the eternally search for the perfect bag? I can imagine something about it, but maybe you can tell me. Well, it was 2011 when I was visiting Milan for the first time with my own designed bag. And it's a leather bag that you can travel with as hand luggage, but you can also use it because it's stylish, so you can go straight into the city. So there I was in Milan, and the first person who was to stop me was the famous stylist Lieder by Edelkort. And then Tom Dixon, and they both asked me where they could buy this bag. Wow, that's amazing. Then I knew that I should continue with the design and the collection of Janissima. And now we are here in the Pitti in Florence. That's great. And what do you think about the Pitti? What do you think about the environment? I think it's marvelous. I think it's great because we have had already journalists and buyers from Japan and from Italy. Yeah. Wow, so you're very happy and excited. Yeah, and the products I show are the latest, the newest collection, of course, and I use Italian leather. Actually, I like this one. It suits my my outfit, what I'm wearing now. It's beautiful leather, and it's made like this that you can have it around your shoulder like a bag, but you can also use it
carrying heavy stuff. And just, yeah, easy stroll. And so, can you tell me where I can buy this bag? Well, you can buy it in Amsterdam and in our own shop in Eindhoven, Janissima Concept Store, and hopefully soon here also in Florence. Oh, wow. Yeah. So, thank you very much. And we're going to see something more of Janissima soon, I think. Siamo qui per Amsterdam Fashion TV sul Pitti Immagine 2014. Ciao Maria. Come si chiama il brand? E poi il mio nome è Maria Napolitano, prevalentemente è Alta Sartoria, che curiamo manualmente ogni dettaglio e trasmettiamo anche un discorso tecnico di vestibilità, quindi studiato già alla base e di conseguenza anche scelta di materiali di alta qualità, un attimino avanti anche con le scelte di tendenza. Che pensate di Pitti? E Pitti è la prima volta che partecipiamo a questo evento, però ecco, penso che sia una bella situazione dove una persona si può esprimere, può insomma mettere in evidenza il proprio prodotto e conoscere gente, mettere contatti. Sì, certo, certo, principalmente sì. E che andrete a fare nel futuro? E noi lavoriamo da sempre e abbiamo una bella realtà, anche se siamo al sud. E sì, l'obiettivo è sempre quello di trasmettere sempre a più gente ciò che può offrirci, al di là della tecnologia e tutto il resto, la manualità. Grazie Maria. Grazie a voi. Siamo qui per Amsterdam Fashion TV all'evento di Cristina Egger qui all'Hotel La Storia con Alfio, l'artigiano che fa le borse a mano. E perché è qui a Pitti? Sono stato invitato in quanto faccio un tipo di prodotto che non è comune, è un po' di nicchia, anzi direi che è una nicchia. Perché io le borse le penso, faccio un modello, taglio la pelle, la coloro, faccio i buchi per cucirle e dopo le cucio. Io non uso nessun tipo di macchina elettrica, non ne ho, faccio tutto a mano. Ok, fatto tutto a mano. È difficile trovare un artigiano che esegua effettivamente il lavoro a mano, che tutti si riempiono la bocca di artigianato fatto a mano, però se ho 100 macchine di fianco non è più fatto a mano, è fatto aiutato dalle macchine. Io non ho macchine. Ma quante borse fa? Fare 15 borse al mese. Se, è molto. Se ho mia figlia e l'altra figlia che mi aiutano, perché ho delle borse, quello là mi serve 4 giorni, ma 4 giorni lavorati, cioè non è uno scherzo, si tratta di costruire un prodotto e finirlo. E che colori usi? I colori che possono essere di moda, mi informo. Se va il blu faccio il blu, se va l'azzurro faccio l'azzurro, tanti colori li produco io perché vado in campagna, prendo delle erbe, dei fiori, non so, la camomilla, il tarassaco, posso andare a tagliare un ramo di un albero che si chiama maclure che ha l'anima arancione, io estraggo, lo trituro, metto nell'acqua e faccio un colore. Che bello, è veramente bello. Grazie. Siamo qui con Enza Giannoccaro. Parlami un po' del tuo brand. Dunque, io faccio dei gioielli, tutti fatti a mano, è una mia creazione, cioè no, io non uso né colle e né saldature, uso argento e cristalli, pietre dure, perle di fiume e quant'altro mi serve per il mio lavoro. E io, siccome sono dell'Alto Salento, quindi il barocco diciamo che scorre nelle mie vene, mi ispiro molto a questo stile, al barocco. E quanto ci vuole a fare una collana così? Ci vuole almeno 3 settimane solo per quella collana, poi ci sono altre più elaborate, quindi ci vogliono mesi di lavoro. E mi può dire il prezzo? Di questa collana andrà sulle 600-700 euro. Sì, perché è tanto tempo, no? Ci vuole molto tempo, sì, sì, ci sono 5 fasi di lavorazione e quindi è lungo, ci vuole molta pazienza. Sì, sì, sì. E che pensa del Pitti?
Ah, è bellissimo, mi piace tantissimo, mi piace Firenze, mi piace tutto, ma poi la moda mi piace tantissimo, quindi... Deve piacere, no? Certo, è il mio lavoro, quindi io mi trovo a mio agio qui, mi piace moltissimo. Grazie. No, grazie a voi. Ciao Paolo, come mai che stai qui? Ciao, siamo qui perché con la mia società Emporium affittiamo oggetti particolari per eventi e tutto, e in questo bellissimo contesto abbiamo portato gli oggetti particolari, manichini antichi, degli altri oggetti che sono in questa bellissima esposizione. Eh sì, li ho visti, sono veramente particolari. Sì, è una selezione, da 25 anni facciamo questo lavoro e siamo fieri di aver raccolto migliaia di oggetti che li puoi vedere nei film, in produzioni televisive e nei show di Pitti, ora che è il momento clou degli eventi fiorentini. E che pensi di Pitti? Pitti è una manifestazione bellissima, che lavoro da 25 anni, quindi devo anche ringraziare, ed è fantastica perché permette a Firenze di respirare un'area internazionale bella e con idee nuove come questa di questa stasera, anche dove c'è un connubio, un mix di giovani talenti che si propongano al mondo intero, perché a Firenze viene il mondo intero in questi giorni. Grazie Paolo. Ok, ciao. Siamo qui con Ciprien e Paolo. E voi siete? Sono un blogger, uno stylist. Io invece faccio il blogger e anche il makeup artist. E che fate qui a Pitti Immagine? La ricerca. Sì, siamo sempre alla ricerca di nuovi marchi, di nuovi brand e anche di novità, anche in giro proprio per la città, vedere anche la gente come si veste, come interpreta la moda. Che pensate di Pitti? Pitti è una realtà molto interessante, ogni anno si evolve, quindi è sempre un piacere tornare e cambiare città. Da Milano, una città caotica, Fashion Week, Pitti è una realtà diversa. Sì, è molto bello vedere proprio le varie realtà che ci sono in giro per una città come Firenze, che anche se siamo sempre in Italia è molto diversa da Milano, e anche quello che propone la moda qua è molto interessante. È bello anche vedere proprio le diversità tra Milano e Firenze, e poi ecco, noi continuiamo, andremo anche a Parigi, perciò vedere un po' anche quello che propone l'estero. E c'è qualche evento dove andate stasera o domani? Siamo stati da Luisa via Roma, andremo da Diesel, andremo da Alessandro numero 21, dipende. Siamo sempre aperti a nuove feste. che designer, qual è il designer più preferito vostro? Preferito non esiste. E come si dice, come ogni stagione c'è un trend, quindi posso dire di essere affezionato a Giuseppe Zanotti, posso dire di essere affezionato a, non lo so, a Tom Rebel, a Brunello Cucinelli, dipende, perché avendo un'anima multisfaccettata dipende da che cosa devo fare. Dipende anche da come ti senti, no? Esattamente, sì. Ma invece io amo molto Saint Laurent, adesso che ha anche cambiato immagine, un po' più giovanile, tra i marchi italiani, diciamo, il classico Armani è sempre un must da avere nell'armadio, poi chi altro possiamo dire, ma adesso Tom Rebel, che mi piace molto, è un po' particolare come abbigliamento, e poi ci sono tanti emergenti che comunque hanno molta credibilità e speriamo che riescono a crescere. Grazie ragazzi. Siamo qui con la signora Elisabetta. Elisabetta, parlami un po' della tua marca. Allora, intanto io sono una pittrice e dipingo con tutte le tecniche. Dal 2010 ho incominciato a dipingere con il vino. È una cosa abbastanza inusuale perché tutti hanno provato a dipingere col vino, ma mai il vino ha resistito sulla tela. Ho trovato attraverso sperimentazioni il modo di farlo rimanere sulla tela, e poi ho notato che col tempo che passava, a seconda del vitigno, cambiavano colore. Allora questo mi ha stimolato a far fare delle pashmine, sia quando sono appena dipinti i quadri attraverso delle stampe, e
sia anche dopo. Ecco che vengono fuori tutte queste pashmine tratte dai miei quadri col vino. Poi abbiamo pensato con un'amica che ha, con due amiche, tre per l'esattezza, amiche che hanno teatro fragranze, questi profumi per la casa meravigliosi con la fragranza al vino, di bagnarli con questi profumi, e quindi è tutto molto fascinoso. Complimenti. Grazie. E quanto ci vuole per fare una pashmina così? Beh, le pashmine non le faccio io, le fa 8-13, su disegni miei lo fanno, e poi viene venduto appunto in Toscana, viene venduto da teatro, appunto il negozio teatro qui in Firenze. All'estero vedremo, le porterò con me quando faccio le mostre a Los Angeles, a Hong Kong. Sì, sì, sì. E che pensa di Pitti? Beh, io sono già stata a Pitti come artista, perché io dipingo su jeans, sulla tela denim, faccio grandi quadri di tela denim, per cui non sono, ho già fatto una mostra durante l'evento Pitti, parallela a Pitti chiaramente, non con, con la moda, diciamo più con l'arte. Questa volta ho coniugato arte e moda. Veramente bello, grazie. Hi, we're here at Pitti Imagine for the event of Cristina Egger at the hotel. This is a nice hotel, Astoria. With Fan Fan. Ah, that's a nice and funny name. And who are you? I'm Jelena Blečić. And I'm Mihailo Bukvić. And tell me something about your brand. This is a very young brand, and we are glad that you will remember and that you like it, like many people during this day. And if, like you can see, we have our jewelry, we have our notebooks, shoes, bracelets, scarves, and everything is done with the inspiration of my paintings, because basically I am a painter, and I am a painter around 15 years, and I have a very strong philosophy which I love very much. And what is your philosophy? Sorry. To look on life from a better way. Yes. Positive thinking. Yes, positive thinking in a short. So show me a piece and tell me something about it. Everything what is designed either like we are taking a symbols. This is one of the elements from my painting. Yeah. And every piece have a story, but we don't have a time for all stories. So in a short, it's charismatic, and you need to have a smile when you look, I'm sure. I have to smile, actually. I saw it for the first time this morning when I came in, and I thought, oh, it's such a funny thing. Yes, yes, in a deep way, because for us, joy is a serious subject, and joy have to be understood in a serious way. If you want to really to have a smile on your face, you must work on yourself to be intelligent, to have a good mood, to know what would you like to do in your life, etc., etc. Then you really have a real joy. Do you agree with me? You must know to wear him. Believe me. I'm thinking. So I see these stones, and how? I'm thinking this is a lot of parts. How long does it take to make a necklace like this? It's not a very long period, but you need the time. We are not doing by ourselves. We have people who are doing for us this. We are a good team, my boyfriend, me and my brother, and we are organizing and giving a life of everything. So. Hey, but it's nice, a family company. Yes, yes. We also have a very interesting bags. And here you can see shoes. These shoes are done last summer, and the people could buy them in many different kind of countries, in Moscow, in Berlin, in Milano, in France on the coast, then on Capri on the island. And we done them in collaboration with Premiata. It was a nice bridge for such a young brand to have this kind of experiment in the I think that's an honor. Huh?
that's a compliment that they ask you. That's so nice. Yes, yes. We understand exactly in that way. Yes. Wow, I think you have an amazing collection. I love it very much. And would love to hear more from you soon. Very soon, with the pleasure. Thank you so much. Thank you.